Gigi Simoni, allenatore del Genoa, ha commentato il 2-1 alla Lazio così. Vuol dire che dobbiamo subire un gol per caricarci. Fa soffrire questo Genoa, ma merita di vincere. D'opinione opposta, Vinicio. Allenatore e giocatori laziali hanno recriminato contro l'arbitro per il rigore della sconfitta e per il gioco, a loro dire, troppo duro del Genoa. Opinioni. Il calcio è fatto anche di questo, di tifosi alpinisti mancati, di reti, ma è fatto anche di determinazione, di grinta. Guardate Roberto Pruzzo, goleador e capitano del Genoa. Per lui il calcio si gioca così. Considerazione che ovviamente non va alla conclusione. Il più giovane degli attaccanti miliardo, Pruzzo quest'estate ne valeva nelle richieste almeno tre, è il più anziano, nonno Clerici, che a 36 anni, Berni, è stato costretto a fermare qualche volta così. Da Clerici il passaggio ad Amico della prima rete. Rivediamo il bel colpo di testa. Attacca il Genoa, ma per passare ci vuole un'autorete di Badiani. Eccola, tiro di Castronaro, Garella inganna Badiani che invece di respingere col piede manda in rete con il petto. Anche qui ripetizione. Si scuote la Lazio, ma Agostinelli ed Amico non sono fortunati e a 5 minuti dalla fine l'arbitro Reggiani dà al Genoa il rigore vincente per questo intervento di Manfredonia su Pruzzo. Tira lo stesso Pruzzo ed è rete. Genoa batte Lazio 2-1.